Prima lo scontro violentissimo con un gruppo di italiani a Porta Santa Trinita, poi la fuga sui tetti per sfuggire alle forze dell'ordine che hanno anche esploso un colpo di pistola in aria e infine le manette ai polsi. I protagonisti di questa violenta e concitata notte, quella tra sabato e domenica, sono due marocchini di 42 e 31 anni, pluripregiudicati, clandestini e senza fissa dimora. Con loro c'era anche una ragazza italiana, 19enne di Prato. I motivi della furiosa lite all'incrocio tra Porta Santa Trinita, via Roma e via Pomeria dovrebbero essere futili, ma infiammati da qualche bicchiere di troppo bevuto da entrambe le parti. Attorno alle 2:30 i due nordafricani avrebbero lanciato una bottiglia sul muro vicino al gruppo di italiani che hanno reagito interpretando il gesto come una provocazione. Ne è nata una rissa che ha coinvolto una decina di persone che ha visto un 24enne italiano ferito gravemente a una mano da un collo di bottiglia. I medici del pronto soccorso hanno accertato un tendine reciso a un dito della mano destra. La prognosi è di 30 giorni. Nel frattempo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e una della polizia. I marocchini hanno rubato la bici di un membro del gruppo rivale e sono scappati. Uno dei due ha tentato di sfuggire alla cattura saltando sui tetti delle case e delle auto. Di fronte ai poliziotti che lo braccavano, ha tentato di armarsi di una spranga di ferro, ma ha cambiato idea non appena un poliziotto ha sparato un colpo in aria. Una volta arreso è stato arrestato insieme all'amico. È stato portato in ospedale per le ferite riportate in una caduta tra un salto e un altro e anche qui ha creato problemi. Entrambi comunque devono rispondere di furto, resistenza, lesioni aggravate e rissa. Stamani i due si sono presentati davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma due volte al giorno in attesa del processo che è stato rinviato al 10 settembre su richiesta della difesa. Il PM Lorenzo Boscaglia aveva chiesto il divieto di dimora, ma poiché uno dei due arrestati è già sottoposto a obbligo di firma, la misura è di difficile applicazione. Nella ricostruzione dei fatti non saranno d'aiuto le telecamere di videosorveglianza pubblica che in quella zona del centro, dicono le forze dell'ordine, non sono presenti.